Immaginate che il prossimo presidente della Repubblica sia un altoatesino, nato un anno dopo il passaggio del Südtirol dall'Austria all'Italia, che sia alto, biondo, con gli occhi azzurri e parli l'italiano con accento tedesco. O provate a figurarvi come presidente del Consiglio un africano, immigrato bambino dall'Etiopia quando ancora era una colonia italiana, e che è al governo delle regioni in sede di fratelli e parenti. Inverosimile? Eppure è grosso modo quanto capitò ai francesi alla fine del Settecento, quando si ritrovarono come capo dello Stato un oriundo italiano dalla R poco arrotolata e la grammatica zoppicante. Napoleone Bonaparte. Napoleone Bonaparte morì il 5 maggio 1821. A 200 anni dalla morte smontiamo alcune false credenze per celebrarne la grandiosità al di là del giudizio sull'uomo che fu. Italiano. Il futuro imperatore di Francia era infatti nato ad Ajaccio nel 1769, quarto di 12 fratelli, secondo degli 8 rimasti in vita. La Corsica era stata ceduta dalla Repubblica di Genova alla Francia da appena un anno. I genitori di Napoleone erano di origini toscane e in casa loro si parlava italiano. Come poi quel ragazzino sbarcato in Francia per frequentare un collegio militare ne sia diventato l'imperatore, rientra nei piani oscuri del destino. Pare fosse un ragazzino vivace, pronto a sfidare la severità della madre, Maria Letizia Ramolino, con un cipiglio da primogenito che mancava al fratello più grande, Giuseppe, malinconico e arrogantello, egocentrico e un po' complessato, sognatore ma capace di pragmatismo. Era un uomo dalle mille contraddizioni, ma soprattutto uno straniero in casa degli oppressori della sua terra, i francesi. Il padre Carlo Maria, avvocato borghese affascinato dall'aristocrazia, lo aveva destinato alla carriera militare e il fratello maggiore alla vita ecclesiastica. Entrambi furono spediti in prestigiosi collegi francesi. Come tanti stranieri fu deriso, guardato con ostilità e sospetto, odiato da molti, mal sopportato dai più. Se fosse vissuto oggi sarebbe magari stato relegato in un centro di accoglienza o rispedito al mittente sul primo barcone, e la sua sarebbe stata una comune brutta esperienza da profugo. Invece la condizione sociale, l'ambizione e le giuste scelte politiche trasformarono la sua avventura di emigrante in una carriera che lo portò a regnare su mezza Europa. I Bonaparte vantavano nobili origini toscane, anche se si erano trasferiti in Corsica già nel 1567. Lo stesso Napoleone confessò: «Io sono italiano o toscano, piuttosto che corso». Questa frase, però, non deve trarre in inganno. Raccontava di essere italiano, ma dell'Italia diceva peste e corna. Come ogni politico badava al soldo, a qualcosa che potesse tornargli utile. La familiarità linguistica gli rendeva congeniale l'Italia, e probabilmente è vero che ci metteva piede con piacere, dato che vi si era affermato come militare e politico. Ma in più occasioni Napoleone si fece scappare valutazioni non troppo positive sul carattere italico. Come quando, rivolto al viceré d'Italia, il figlioccio Eugenio Bohame, disse: «Avete torto a pensare che gli italiani siano come fanciulli. C'è del malanimo in loro. Non fategli dimenticare che io sono padrone di fare ciò che voglio. Questo è necessario per tutti i popoli, ma soprattutto per gli italiani, che non obbediscono che alla voce del padrone». Era un nanerottolo? Napoleone basso? Sì, ma non così basso. Gli storici concordano che fosse alto circa 1,68 cm, 3 cm più della media dei francesi del suo tempo e 3 cm in più dell'ex presidente francese Sarkozy. Quella di Napoleone formato mignon sarebbe una maldicenza degli inglesi per sminuirne la fama sui campi di battaglia. Rubò la Gioconda? Non è neppure vero che trafugò la Gioconda di Leonardo. Secondo gli storici, il dipinto si trovava in Francia dal 1517, dove lo aveva portato proprio l'autore. In seguito, il quadro fu acquistato molto probabilmente dal re Francesco. Napoleone,
Grande appassionato d'arte, nel 1800 si limitò ad appenderlo nelle stanze della moglie Josephine e in seguito la Mona Lisa entrò a far parte della collezione permanente del Louvre, che all'epoca si chiamava Museo Napoleone. La bufala del furto napoleonico nasce forse dal fatto che i soldati napoleonici trafugarono davvero alcune opere d'arte durante la campagna d'Italia, ma non la Gioconda. Perché lo vediamo spesso ritratto con una mano nel gilet? Che fosse un tic, un segno del feroce mal di stomaco di cui soffriva? No, semplicemente un'usanza diffusa tra coloro che si prestavano a un ritratto tra il XVIII e il XIX secolo. Qual era il suo nickname? Se fosse vissuto nell'epoca di Twitter, forse avrebbe scelto come nickname Nabulio, il soprannome con cui lo chiamavano i genitori da piccolo. Innovatore. Fu durante le campagne napoleoniche che si cominciò a sperimentare il cibo in scatola. Merito del pasticcere Nicolas François Appert, che ideò un metodo di cottura in vasetti di vetro a chiusura ermetica. Appert, per la sua invenzione, fu premiato con 12.000 franchi. Storico. Strano, ma vero. La più grande conquista della spedizione in Egitto non è militare o politica, ma scientifica. La scoperta da parte di un ufficiale francese della Stele di Rosetta, una tavola da granito dove accanto ai geroglifici c'è il testo tradotto in greco. Una scoperta di eccezionale importanza. Ha aiutato i linguisti a capire finalmente i geroglifici, aprendo la strada allo studio dell'antico Egitto. Legislatore. Sul web circola la leggenda che in Francia ancora oggi è vietato dare a un maiale il nome Napoleone. In realtà non ne parla nessun articolo del codice Napoleone, che sia un'altra diceria. In realtà il più importante lascito dell'età napoleonica sono le riforme attuate tra il 1800 e il 1804, anni durante i quali fu redatto il codice civile, detto anche codice Napoleone, approvato il 21 marzo 1804. Durante il periodo napoleonico, il sistema amministrativo francese abbandonò il decentramento della rivoluzione e si caratterizzò per un fortissimo accentramento statale. Il codice andò a toccare anche le regole per la successione, imponendo che una parte delle eredità dovesse essere divisa in modo uguale tra i discendenti. Napoleone, però, volle che nel codice la donna risultasse totalmente sottomessa all'uomo, al quale doveva assolutamente obbedire. Non poteva, ad esempio, sottoscrivere un contratto o avviare un'azione autonomamente. Le controversie tra coniugi potevano tuttavia essere risolte col divorzio, al quale non si fece gran ricorso, almeno in Italia, purché chiesto consensualmente. Grazie a Napoleone venne sviluppata anche l'istruzione superiore con l'introduzione dei licei statali, scuole impegnative riservate ai giovani di buona famiglia o di eccezionale talento. I licei napoleonici erano come quelli di oggi, pubblici, finanziati cioè dal denaro raccolto con le tasse e con gli investimenti del governo, e i docenti erano dipendenti dello Stato. Analogamente a quanto accade ancora oggi, le scuole private venivano sottoposte a controlli e verifiche da parte di funzionari statali e nel 1806 venne introdotto il monopolio statale dell'istruzione universitaria, una sorta di ministero per la ricerca e l'università. Temerario e superstizioso. E non è vero che avesse la fobia dei gatti. Lo ha precisato la storica Catherine MacDonald nel libro Storia dei cani e gatti a corte dai tempi del Rinascimento, dopo averlo letto da più parti. Non esiste alcuna evidenza storica che Napoleone soffrisse di allurofobia, ma era superstizioso e, come molti europei, si teneva lontano i gattini. Il mistero del pene. John K. Latimer, urologo della Columbia University, nel 1972 disse di aver acquistato il pene di Napoleone per $4.000. La misura del pene di Bonaparte, spiegò, senza fornire dettagli,
era di 4,5 cm in stato di riposo, che diventavano 6,1 in erezione. Come l'urologo abbia fatto a capirlo, rimane un mistero. La sua diagnosi? L'imperatore avrebbe sofferto di un problema endocrinologico che ha limitato la crescita degli organi genitali di Napoleone. Il primo a possedere la reliquia sarebbe stato l'abate Vignali, suo cappellano a Sant'Elena. Sulla vicenda è stato scritto anche un saggio sul Journal of Sex Research, La peregrinazione postuma e itinerante del pene di Napoleone. Jean Toulat, esperto di storia napoleonica, sull'evirazione post-mortem è sempre stato scettico e finché non si riesuma la salma, la questione si può archiviare come leggenda metropolitana.